Vi amo la parola Agnello Bianco, del Comitato Tecnico delle Marche, che interverrà su nuovi strumenti di formazione a distanza e di condivisione della conoscenza a servizio del mondo rurale. Allora, io farò giusto un paio di considerazioni sul tema della formazione svolta a distanza attraverso le nuove tecnologie come servizio del mondo rivolto verso il mondo rurale. Poi Martina Boli invece ci illustrerà uno specifico corso che è in fase di lancio. Ma innanzitutto qual è la domanda che cerchiamo di soddisfare? E tutto nasce dall'idea decisamente condivisa che in agricoltura il fattore limitante sia soprattutto quello relativo al capitale umano, per cui un'esigenza formativa che non è solo tecnica, economica, ma anche economica, politica, gestionale delle aziende stesse. E d'altro lato il mondo rurale per definizione è caratterizzato da una forte distorsione geografica, insomma non fosse la terra sta dove sta, non possiamo avere le economie di agglomerazione, per cui ci troviamo in questo contesto di appunto formazione a distanza. Forse non è un caso che proprio i paesi scandinavi dell'estremo nord siano stati quelli che per primi hanno sviluppato in maniera consistente reti telematiche, proprio perché appunto loro avevano il problema di questa dispersione geografica in maniera estremamente elevata. E queste caratteristiche comportano una nuova domanda di formazione rivolta a questo contesto. Quindi un apprendimento a distanza, partecipativo, lo vedremo dopo, ma anche che si verifica lungo tutto il corso della vita, cioè in un certo senso viene meno quella dicotomia tra tempo della vita dedicato alla formazione e poi tempo della vita invece destinato a all'attività lavorativa, all'applicazione della formazione. Sempre più la formazione prosegue e si verifica a contatto con l'attività lavorativa ed è proprio questa interazione che genera dei problemi che l'e-learning può risolvere. Molto banalmente anche il solo partecipare ad un'attività in aula diurna può essere un problema nel momento in cui appunto hai un'attività lavorativa. E questo costituisce però delle opportunità per quanto riguarda appunto l'e-learning. Allora possiamo distinguere in un certo senso in un primo tipo di approccio all'e-learning, che è più passivo. È un approccio, il primo approccio insomma che si è verificato non di per sé meno importante, faccio riferimento alla possibilità di erogare dei contenuti formativi attraverso internet in formato quindi digitale, una cosa che comunque è indubbiamente risulta utile, cioè gli studenti ad esempio all'università immagino che siano ben chiedono il PowerPoint o la registrazione audio eccetera, però sicuramente non risulta particolarmente innovativa. Insomma la scuola radioelettrica c'era già nel 1951 per intenderci. Eventualmente il carattere più innovativo è costituito dal fatto che con internet c'è stato una sorta di cambio di paradigma nelle modalità di erogazione di questi contenuti. Sempre più questi contenuti vengono erogati insomma in modalità libera, in modalità gratuita perlomeno. Cioè se il fatto che la conoscenza non sia un bene rivale
possiamo essere tutti d'accordo. Comunque l'utilizzo che esisteva di un mezzo fisico comportava il fatto di cercare di escludere una parte dal beneficio di questa conoscenza. Ad esempio c'è appunto il copyright delle fotocopie, eccetera. Con internet invece si sempre più c'è un approccio più libertario verso i contenuti. Molto spesso questi sono contenuti appunto erogati gratuitamente e la cui anche ridistribuzione è consentita. A questo approccio più, non vorrei dire primitivo, ma temporalmente che è venuto per primo, possiamo far seguire un nuovo approccio che alcuni chiamano e-learning o internet 2.0 in maniera forse anche troppo enfatica, nel quale il focus è appunto l'aspetto partecipativo degli studenti. E questo sostanzialmente è dovuto a due fattori, uno relativo all'offerta di contenuti formativi e uno invece alla domanda. Per quanto riguarda i primi, quello che è cambiato è che si sono resi disponibili tutta una serie di tecnologie che hanno consentito, da un punto di vista anche strettamente tecnico, la creazione di servizi interattivi, quindi tutti i discorsi dei forum, delle chat, della valutazione dei contenuti, del poter dare dei commenti, eccetera. Ma anche come aspetto maggiormente innovativo, anche la possibilità di replicare nel mondo virtuale tutta una serie di relazioni sociali e tipiche del mondo reale, per cui la possibilità ad esempio di creare delle buddy list, delle liste di amici o delle liste di conoscenti anche nel mondo virtuale, che consentono insomma uno scambio privilegiato di informazioni e di relazioni. Ma un altro aspetto fondamentale è che è cambiata anche la domanda di servizi formativi, e questo in primo luogo è dovuto al miglioramento dell'infrastruttura tecnologica di base, quindi parliamo proprio della connettività. D'altro lato, se questo non fosse avvenuto, noi facciamo il video streaming, però per godere il video streaming è necessaria una certa infrastruttura tecnologica. E su questo aspetto mi sento di rilevare che non solo abbiamo avuto questo miglioramento, questo decisamente le connessioni DSL, eccetera, ma hanno anche interessato una fascia della popolazione, anche gli anziani. Cioè, io faccio un esempio stupido: io sto in una frazione insomma dove ci sono molti anziani, e ho notato che proprio negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, io sono conosciuto come insomma la persona che si occupa dei computer, mi vengono a chiamare insomma installazione del router, persone che non ti aspetteresti mai, e pensando anche all'età che hanno i nostri agricoltori, insomma anche persone di una certa età insomma incominciano a volere il computer, a voler connettersi ad internet. E questo ha anche comportato un miglioramento delle loro competenze tecnologiche, che si riversano in una sicurezza nell'utilizzo del mezzo e alla fine di una maggior partecipazione. Ad Regioni Europa ormai sono 6 anni che opera in questo settore, e 6 anni fa, se te mettevi un forum, ma rischiavi che ti rimaneva deserto, perché la partecipazione c'era, la consultazione magari della rivista, ma l'interattività anche se te mettevi la possibilità rimaneva limitata. Invece notiamo, e le ragazze che fanno editing lo possono confermare, che sempre più c'è bisogno appunto di un tutoraggio, perché l'interattività nei corsi è decisamente allargata, e questo porta appunto al
social network, le comunità virtuali che possono essere di vario tipo. Adesso vado veloce. L'ultimo aspetto che mi sentirei di commentare è che anche nella formazione online possiamo vedere una caratteristica, che è quella di, nella migrazione dei servizi dal mondo reale al mondo virtuale, spesso si è tentati di copiare i concetti del mondo reale. Ovviamente gli utenti, non conoscendo il nuovo metodo, nella fase iniziale si trovano maggiormente a loro agio utilizzando dei paradigmi che già conoscono. Però questo non è una situazione ideale, lo vediamo in questa slide. Questo sono i telefoni, i telefoni attraverso internet. Qua alla mia destra potete vedere uno dei primi esempi di telefono via internet, e potete vedere che riassembla le somiglianze proprio di un telefono con tanto di cornetta virtuale. Questo perché evidentemente, per fare, in un momento in cui non esistevano, per far capire agli utenti come funzionava, bisognava usare un'impostazione di questo genere. Da questa parte invece vedete Skype, un'impostazione decisamente diversa, ma anche molto più potente. È grazie a questa impostazione che possiamo utilizzare le nuove funzioni che il nuovo mezzo riesce a darci, quindi il fatto se appunto abbiamo degli amici in comune o degli amici connessi o non connessi. Allo stesso modo per l'e-learning, se voi andate a vedere l'e-learning qualche anno fa, potete imbattervi nell'edificio della scuola virtuale, nell'aula virtuale, nella biblioteca virtuale, perché insomma bisognava dare un'idea, insomma, che fosse far capire agli utenti. E sempre più invece ci stiamo distaccando, andando positivamente ad utilizzare quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità tipiche del nuovo studio. Adesso mi fermerei qui.